terzo argomento della giornata, che è una riflessione conclusiva sul percorso relativo all'apprendimento cooperativo. Intanto sì, naturalmente noi parliamo a nome di tutte le seconde, nel senso che questa sulla rivoluzione industriale è stata un'attività che è stata svolta in tutte e quattro le seconde. È un'attività che io vi illustrerò molto brevemente, soltanto perché possiate capire di quello di cui si sta parlando, e che era presente da alcuni anni a scuola. È sempre stata fatta, almeno per certi versi, sotto forma di lavoro cooperativo, però in parte già dall'anno scorso e poi quest'anno abbiamo avuto l'inserzione di alcune cose che erano magari venute fuori durante il corso e che abbiamo provato a inserire in questa unità. A partire dal corso al quale ogni tanto farò riferimento, ma soprattutto poi appunto dobbiamo ricordarci che tutto questo è soltanto uno spunto per fare poi delle domande alla formatrice. Quindi prima di questa, in tutte e quattro le seconde, sono state svolte delle attività preliminari. Una è quella dei cerchi rotti, che chi ha fatto il corso conosce, perché l'abbiamo dovuto fare anche noi, e chi, per caso, se qualcuno tra voi non ne avesse mai sentito parlare, a ogni gruppo si danno degli spicchi di cerchio che devono poi essere messi insieme a formare un cerchio, però per formare questi cerchi, diciamo, ciascuno ha bisogno assolutamente dell'apporto dei compagni, e tutto questo avviene in silenzio con determinate regole. Questo per spiegarvelo molto brevemente. E poi, come attività preliminare, delle seconde anni soprattutto, è stata svolta un'attività sulla poesia, che magari più tardi le mie colleghe Rocco e Cannavò possono spiegare. E quindi, cioè, le attività preliminari, poi un'altra forse delle domande che potremmo fare alla formatrice è se effettivamente, o anche a voi se le avete fatte nelle vostre classi, è se in qualche modo hanno aiutato poi al lavoro cooperativo sull'unità didattica. Allora, intanto una novità rispetto all'anno scorso e rispetto a quello che abbiamo, per esempio, noi sempre delle seconde, illustrato alla fine dell'anno scorso, è stato che abbiamo inserito i nuovi ruoli che ci erano stati detti dalla formatrice, che sono appunto questi: facilitatore, mediatore, relatore, gestore dei materiali e gestore del tempo. Li abbiamo inseriti perché ci sembravano comunque molto funzionali, facili da capire per i ragazzi, e in particolare non esiste qui il ruolo, diciamo, di chi per forza deve esporre la cosa, quindi sono ruoli che mettono veramente un po' tutti sullo stesso piano, per cui non ci dovrebbe essere poi una qualche gerarchia nell'esposizione. E nelle discussioni finali che poi sono state fatte, perché come sempre dopo ogni lavoro cooperativo è stata fatta una discussione con i ragazzi, nonostante naturalmente li conoscessero magari meno bene rispetto a quelli dell'anno scorso, però si sono trovati bene, e quindi questa ci sembra una cosa da perseguire. Allora, l'attività vera e propria sulla rivoluzione industriale è un processo di trasformazione, che come tutti i processi di trasformazione, come diciamo secondo la didattica che seguiamo noi a scuola, prevede una partire dal presente, esaminare una situazione iniziale, poi una situazione finale, fare il confronto tra le due situazioni e ricostruire il fine del processo. Questo per dirvi che in ognuna di questi momenti è stato comunque inserito un lavoro cooperativo, però con delle forme un po' diverse. La prima era sempre partiva da un'attività che ci aveva fatto fare la formatrice, che era quella di scrivere sui foglietti e poi di ricoprire il foglietto, in modo che insomma tutti scrivessero qualcosa su un foglietto, su un determinato argomento, passandolo poi al compagno. E in questo caso, quindi i ragazzi lavoravano a gruppi e dovevano rispondere a, diciamo, alle domande su ciò che conoscevano, potevano rielaborare dalle attività svolte durante l'anno, anche l'anno scorso, su aspetti o politici o economici o sociali o culturali dell'Inghilterra, che in qualche modo descrivessero, diciamo, l'Inghilterra nel 1750.
Quindi questo l'hanno fatto tutti insieme come gruppo, ogni gruppo ha poi guardato, rielaborato, discusso quello che era stato fatto e poi è stato esposto ed è diventato quindi diciamo un patrimonio comune. Quindi è una specie di forma un po' diversa di brainstorming e questa è stata la prima attività. La seconda è stata più complessa, nel senso che a ogni gruppo, erano quattro gruppi, ma forse potrebbero anche diventare cinque gruppi su cinque argomenti diversi, erano stati dati degli testi, diciamo delle fonti o iconografiche o scritte o anche in qualche caso testi storiografici su determinati argomenti, che erano il lavoro minorile, il lavoro delle fabbriche, l'urbanizzazione e il lavoro delle donne. E su questo, quindi loro non sapevano niente dell'argomento fino a quel momento, dovevano ricostruire la situazione dell'Inghilterra del 1850 relativamente a questi argomenti, con l'idea poi di fare un'intervista, nel senso che ogni gruppo si doveva preparare un'intervista fittizia, in cui ci dovevano essere degli esperti, preparandosi quindi naturalmente sia le domande che le risposte. E questo è stato anche introdotto come una sorta di compito complesso e anche reale, insomma, in una situazione reale, e questo, come mia opinione personale, ha funzionato anche perché l'aspetto orale della cosa, diciamo, il fatto che non ci fosse poi niente di scritto da produrre veramente, ha messo molto sullo stesso piano un po' con i ragazzi, quindi mi sono sembrato tutti piuttosto motivati a svolgere, a registrare poi questa intervista. E il risultato era poi stato poi riascoltato, studiato dal resto della classe. Infine, la ricostruzione del processo, che è stata fatta anche sul manuale, però poi prevedeva invece sempre in gruppo la produzione di uno schema di sintesi sui fattori che potessero avere influenzato appunto questa peculiare situazione dell'Inghilterra. E quindi è stata in gruppo, hanno preparato una mappa concettuale a partire da frasi che ricostruivano la situazione che loro dovevano mettere insieme nei modi diversi. Quindi diciamo nel corso della comunità sono state svolte tre diversi momenti di attività cooperativa che tra l'altro hanno dato la possibilità quindi di mantenere sempre gli stessi gruppi però su attività diverse e in modo che potessero variare all'interno dei gruppi e ruoli come abbiamo sempre fatto. E naturalmente poi i ragazzi hanno sempre discusso poi su come erano andate le cose, su quali erano state le strategie che avevano seguito per realizzare il compito. Ecco, poi l'attività è stata valutata alla luce di questa competenza. Sì, diciamo che intanto faccio una precisazione, l'unità che tradizionalmente appartiene al piccolo della seconda, ma è stata realizzata anche da me in terza perché ero dietro col programma. Quindi ho potuto confrontarmi con questo tipo di lavoro anche con le colleghe delle seconde. E ho cercato di sfruttare l'occasione per tentare di affrontare quella domanda da cui eravamo partiti a ottobre, ovvero introdurre modalità cooperative ci può aiutare a esercitare e poi valutare delle competenze, e questo è stato un tentativo. Siccome il lavoro che io ho realizzato in maniera più primitiva, diciamo, quello descritto da Villani è la versione più elaborata, però sostanzialmente conteneva già quelle consegne, sembrava che potesse servirmi per verificare se per lavorare sulla capacità di imparare, ovvero di recuperare le conoscenze già acquisite, rielaborarle e metterle in gioco per acquisirne e comprenderne di nuovo. Quindi, facendo riferimento alle competenze europee, appunto si può parlare di imparare. Poi, con l'introduzione del nuovo certificato delle competenze, ho ritenuto che quel tipo di lavoro si potesse inquadrare nella competenza 6, che è quella che vedete, possiede un patrimonio organico di conoscenze e allo stesso tempo capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni. Perché questo è quello che i ragazzi
potevano sostanzialmente fare in ciascuna delle fasi. E in che modo questa competenza è stata esercitata? È stata esercitata cercando di individuare quali fossero tutte quelle azioni, tutti quei comportamenti che andassero nella direzione del imparare a imparare, che venivano attivati nelle diverse fasi del lavoro, ovvero recuperare le conoscenze pregresse. Abbiamo visto prima, a partire dalle unità precedenti, essere in grado di ricostruire la situazione dell'Inghilterra del 1750. Ricavare informazioni da fonti varie, le fonti fotografiche, i testi storici, i testi storiografici, che ci danno informazioni su determinati argomenti, e poi il ricostruire, individuare le relazioni tra loro. Tutto questo fatto anche attraverso il confronto e lo scambio di ipotesi diverse che dovevano essere appunto sostenute e confrontate all'interno del gruppo. Per cui fondamentalmente il lavoro cooperativo avrebbe dovuto essere funzionale allo sviluppo di competenze, perché nell'idea che ci stava dietro, una competenza si può esercitare come questa, si può esercitare veramente solo se si è in grado di esercitarla anche attivando il confronto e la collaborazione con gli altri, in un'ottica di costruzione sociale della conoscenza. Quindi l'impostazione che c'era dietro era questa. Dopo, nelle domande, si vedrà quali sono stati i dubbi, le perplessità e i punti deboli. Però il discorso di competenza era questo, cioè la dimensione della cooperazione non è una competenza a sé, ma può essere vista come una dimensione di competenze cognitive di un abbastanza elevate come questa, cioè il recupero e la rielaborazione di conoscenze avviene anche attraverso lo scambio e l'interazione, e quindi in questo senso l'apprendimento cooperativo è funzionale alla competenza. Naturalmente non c'è una risposta nel tuo caso, sono molti i quesiti, ma l'impostazione è questa. Lascio la parola. Sì, poi noi alla fine, noi nelle seconde ci siamo trovati, abbiamo un po' discusso quelli che erano i nodi un po' irrisolti di questa attività. Adesso ci piacerebbe intanto, come dire, esporli e condividere con voi, e poi, come dire, da un lato che, come dire, chiedere anche a chi altro ha effettuato attività di questo tipo quali nodi e risolvi sono emersi, e anche discutere eventualmente eventuali risposte, perché probabilmente, come diceva la formatrice, in parte le abbiamo già anche noi le risposte. Per quel che riguarda questa attività in particolare, questi sono un po' i nostri dubbi che sono emersi. Vabbè, innanzitutto questo non l'abbiamo scritto, se un po', come dire, sottinteso, ma noi, come dire, questo lavoro è stato un po' corretto rispetto al passato, proprio in direzione del compito complesso, nel senso che fatto già in parte che era fatto in questo modo, ci sembrava che assumesse ancora di più i connotati di un compito complesso, e quindi vorremmo chiedere alla formatrice se siamo effettivamente andati in questa direzione, nel senso che comunque è un lavoro che richiede l'uso di diversi materiali, è un lavoro che richiede l'elaborazione di un prodotto finale di un certo tipo, no? Come l'intervista, quindi è una cosa che non è una ricerca, ma assume dei contorni un po' diversi. Quindi intanto capire se siamo andati nella direzione giusta rispetto alla costruzione di un compito complesso. Poi i nodi un po'. Il criterio con cui avete fatto i gruppi? Cioè i gruppi dei gradi o i gruppi di. No, i gruppi sono eterogenei. Ha sempre insistito molto su questa cosa, nel senso che c'è una. Ma magari sei per i fondi più difficili dei gradi, infatti hai dei gradi, non ti vai a fare. Quando all'inizio, quando. Cioè, tre anni fa, quando era fatta. C'era un gruppo di più francesi, siccome c'era una carronata, poi i gruppi più piccoli che lavoravano, era più piccoli, no, siccome invece in questo caso i gruppi erano sempre eterogenei, allora c'era un livello di difficoltà. Sì, anche lei diceva,
tendenzialmente è bene fare gruppi eterogenei, a meno che non ci siano degli scopi particolari, allora si possono fare gruppi eterogenei. Vabbè, il tavolo che un po' ci resta, però come dire, già noi un po' abbiamo, noi delle seconde che ci siamo trovati a fare questo lavoro, già abbiamo un po' condiviso questo dubbio e come dire delle possibili risposte, no? Sempre vabbè, abbiamo diviso in due diverse domande perché abbiamo due situazioni un po' diverse, però di solito, come dire, nodo centrale di quegli alunni che difficilmente rientrano nella novità, o perché ostacolano il lavoro degli altri, perché magari sono alunni particolarmente accentratori, che hanno bisogno di tenere in mano tutto loro, oppure comunque lì magari fanno fatica a entrare nel lavoro e quindi, come dire, come reazione cercano di disturbare il lavoro degli altri. Oppure anche invece in quelle situazioni di alunni che magari non li senti neanche, no? Perché si dice questo non lo senti neanche, che però finiscono poi per rimanere un po' ai margini del lavoro. E quindi, come dire, ancora ci chiedevamo come approfondire questo aspetto, come insomma, sembra la ricerca di soluzioni rispetto a questo tema. Un altro dubbio che ci era venuto riguardava dei verifici individuali, cioè come strutturare la verifica individuale in maniera che, come dire, che tenga un po' conto anche di tutti gli altri aspetti e non solo di quelli linguistici o contenutistici, diciamo. Un altro dubbio era rispetto alle strategie, nel senso che nella nostra griglia di osservazione, quella del docente, che avevamo costruito poi noi con l'aiuto del Johnson & Johnson, però ce l'avevamo costruita noi e teneva conto di vari aspetti, però non tanto delle strategie che i ragazzi elaborano per magari, non so, ad esempio io penso alla mia classe, veniva fuori quali strategie nella discussione, quali strategie avete utilizzato e anche nella griglia per superare certi ostacoli, però forse la strategia per portare a termine il compito in effetti nella griglia di osservazione non viene considerata, viene considerata assolutamente nella discussione che assolutamente è imprescindibile qua già alla fine dell'attività. Allora lì viene, come dire, affrontato anche questo discorso e ci chiedevamo in che modo questo discorso proprio sulla strategia di risoluzione del compito potesse entrare nella valutazione, diciamo. E infine, però forse questo che l'hanno utilizzato tutti, perché ad esempio nel lavoro di Simone è stato usato un diario a bordo della camera, no? E quindi ci si chiedeva in che modo anche questo farlo rientrare meno nel nostro lavoro sulle competenze, diciamo nel polo soggettivo della valutazione, no? Perché noi sappiamo che ci dovrebbe essere anche il contributo del soggetto che viene valutato, e quindi siccome l'università ha usato questo diario a bordo, in che modo anche questo strumento possa entrare nella valutazione della vita. Questo era quello che a noi era molto in mente rispetto a questa attività nello specifico, che poi ovviamente sono tutti trasversali, potrebbero essere ovviamente riferiti ad altre attività. Sì, adesso eravamo invece interessati in particolare di sentire da Paola Conte quanto è l'elaborazione di quello che aveva fatto e soprattutto sarebbe interessante poi anche da te venissero delle domande che possiamo aggiungere e poi naturalmente da tutti gli altri, dovrebbe essere anche un po' un momento per fare il punto su ciò che è stato fatto relativamente all'apprendimento cooperativo, alle attività, se ci sono spostate, se quali dovremmo incontrarlo, farlo da poter parlare alla nostra scritta. Ecco, questo è un lavoro molto strutturato, ben inquadrato, con le riferimenti precisi a quelli che sono gli obiettivi, le finalità e tutte le riflessioni che si possono fare. Quello che ho fatto io è qualcosa di molto più giocoso, insomma meno inquadrato rispetto a quelli che sono i classici canoni scolastici. Però è anche vero che è qualcosa che io ho composto diverse volte in situazioni diverse, partendo da
dal fatto che insomma, le parole pronunciate e crittografate sono dei giochi che a me piacciono di più. E quando una cosa mi piace mi sembra che possa essere interessante proprio anche ai ragazzi. L'ho proposto per esempio nel ciclo precedente, nelle prime, ho proposto proprio un lavoro di gruppo basato sulle parole crociate e crittografate e aveva aggiunto anche i ragazzi, avevo ottenuto buoni risultati, però non avevo applicato alcune regole che sono quelle tipiche del cooperative learning, cioè dare un'organizzazione precisa, indicare dei tempi, dare dei ruoli. In tutte le situazioni precedenti è capitato che alcuni ragazzi a un certo punto si bloccassero. Io non so se sappiate quali sono le parole che ci hanno detto, perché volevo far vedere, magari se non sapete. Comunque si tratta di parole crociate dove viene data una parola. Io ho usato quelle più facili che danno 4 lettere, quindi una parola di 4 lettere. A queste 4 lettere corrispondono 4 numeri, al numero uguale corrisponde lettera uguale, in ogni casella indicando un numero, io partendo dall'inserimento di quelle lettere che corrispondono a quei 4 numeri, per intuizione devo risolvere il cucinello. Quindi non ho definizioni di nessun genere. Devo basarmi su pezzi di parole, immaginare ad esempio se vedo 2 numeri conseguenti, significa anche una doppia, quindi con tutta probabilità, a meno che non si tratti di una parola straniera, cosa molto rara, sarà una consonante, chiaramente non è di quelle date, di quelle corrispondono a quei 4 numeri, quindi cioè, devo mettere in atto tutta una serie di ragionamenti, deduzioni, cose di questo genere, per cui poi devo andare attorno. Quindi è sempre successo che i ragazzi a cui ho proposto di fatto si trovassero a un certo punto in una situazione per cui avevano bisogno di un suggerimento. Quel numero a cosa può corrispondere, io sempre dato dei suggerimenti, io sempre faccio così. Mentre questa volta l'ho fatto in maniera più strutturata. Infatti, vedete, ho organizzato. Ingrandisci il sì, se puoi. Quindi, intanto fate che si inizi dicendo che è un gioco, già? Ah, non so che come. Poi, primo tempo. Il gioco si basa sulla regola che è il numero uguale e corrisponde il numero uguale. Scrivere a matita un suggerimento, perché poi se si deve cancellare qualcosa se non scrive un passaggio. Primo passaggio, queste sono le 4 lettere che venivano fornite dal gioco. Secondo passaggio, esaminate con attenzione le lettere che va bene. Poi io avevo già risolto, visto che queste lettere, la G, H, Q e Z non comparivano, in questa fase ho detto meglio dirglielo, perché altrimenti vengono avanti e cerchiamo di vedere la cosa più organizzata. Terzo passaggio, va bene, se non riuscite ad andare avanti, cosa succede? È sempre capitato appunto che ci fosse questa situazione per cui c'era bisogno di un suggerimento. Allora io ho detto, proponiamo 5 possibilità, ogni gruppo ha a disposizione 5 monetine, io ho costruito delle monetine per il numero 1, il primo gruppo, il secondo gruppo, eccetera, queste 5 monetine che paga per avere una lettera. Mi chiedo, ho bisogno di sapere il numero 15, a cosa corrisponde, mi dai una monetina e io ti dico a cosa corrisponde il numero 15. Così facendo avevano un suggerimento, ma io avevo sotto mano quanti suggerimenti avevano chiesto, come avevano lavorato, eccetera. In modo anche per raccogliere qualche suggerimento che infatti, perché se io mi trovavo 3 monetine col numero 1 voleva dire che il gruppo 1 aveva chiesto 3 suggerimenti, c'è stato un gruppo che non ha chiesto nessun suggerimento e questa è la prima volta che mi succede, non è mai successo che non chiedesse un suggerimento, no? Il numero poi, un'altra cosa che ho trovato utile e i nostri gruppi erano formati da 3 ragazzi, perché così avevamo stabilito all'inizio dell'anno, sono quelli che abbiamo sempre utilizzato in tutto l'anno scolastico e l'abbiamo mantenuta fino alla fine. Il numero di 3 in questa fase, in questo tipo di lavoro direi che è utile, anche se poi quelli che sono arrivati per primi, che hanno risolto veramente come treni e cruciverba, erano come inizio in 2 perché loro erano malato. Però il numero 3 è utile e funzionale
perché, perché c'è comunque un coinvolgimento un po' di tutti, anche se poi vedendo i filmati, se lo volete vedere, ci sono due gruppi dove c'è uno che fa un po' fatica di sedersi, però poi con il sono passato così mi sta interessato. Comunque la cosa che io ho trovato più interessante dalla mia esperienza è un lavoro che ha sempre attirato molti ragazzi che hanno sempre fatto con grande interesse, però il fatto che sia un gioco e che ci sia una sorta di gara, questo sicuramente aiuta. Ma in particolare quei personaggi che facevano parte delle domande che hanno proposto loro, quindi gli oppositivi, i più agitati, in questo tipo di lavoro sono andati veramente meglio. I timidi, fra i nostri gruppi ne abbiamo uno dove ci sono tre ragazzi fragili, tutti e tre molto fragili, che però nella loro fragilità non si sono sentiti secondi a nessuno, e che hanno lavorato veramente in maniera, quali sono gli unici che non hanno finito, va bene, ma non ha importanza, perché io credo che in quell'attività loro si siano sentiti veramente, cioè questo forse la funzione di un lavoro come questo è più quella propedeutica di preparare, perché poi in realtà sì, mi dice delle cose, ma non è che sia proprio una qualcosa rispetto alla materia così così confacente. È vero che c'era una seconda parte in cui avrebbero dovuto dare le definizioni di alcune parole che avevo evidenziato, le definizioni di riservate, non so, io un nome, un aggettivo, un avverbio, ma lì quella parte lì non sono riuscita a concluderla tutta, tutti, e aveva detto in supplementare. Però direi che invece dal punto di vista proprio del lavorare insieme, trovare le soluzioni, confrontarci, questo secondo te, perché questo è stato importantissimo, qui ci potrebbe volere una S, sì perché no, ma guarda, proviamo, la S funziona così, bravo. Le strategie che hanno messo in campo, ad esempio ho visto che sia la classe della subordinatrice che è quella che ho seguito forse con più attenzione perché era la prima e perché avevo il più vaccinante, quindi essendo in due ho potuto fare le riprese con il caso. In questa classe ad esempio e anche nell'altra non hanno usato la strategia che sembrerebbe la più logica. Mi scrivo l'alfabeto, mi tolgo le lettere che ho e mi tengo a disposizione le altre. Invece loro man mano che trovavano una lettera scrivevano il numero più pallino che corrisponde a quella lettera, ma in maniera disordinata. Quindi questa strategia, poi ne abbiamo parlato dopo, sì, non erano ancora, però alcuni si sono scritti intanto le lettere che avevano, quali erano, come erano, altri non hanno fatto neppure questo, alcuni non erano messa. Sì, l'hanno messa in atto, non era ancora una strategia ben organizzata, però l'hanno messa in atto, altri addirittura mettevano le lettere, i numeri che conoscevano, non così comunque, un buon metodo, quindi compilando tutto il paio, e invece magari le mettevano man mano che scendevano perché erano una zona, un po' come si fa nel crucivello con la definizione che tu fai a zone di solito, no? Non so. E loro facevano a zone e quindi poi non usavano gli suggerimenti che oppure guardavano solo quello orizzontale, dicevano ma no, ma ci sono anche le verticali, anche con le verticali, quindi ci sono tutta una serie di passaggi, di ragionamenti che possono essere utili e che io in questa occasione ho potuto osservare meglio di tutte le precedenti, ma che comunque non ha niente a che fare con un lavoro così finalizzato all'apprendimento di una materia. Diciamo che questo per l'appunto, come dicevo, è un allenamento. Io mi ero segnato i due positivi, i timidi, diciamo quel gruppo fragile bene, la verifica individuale, volendola fare, poteva essere quella riferita alla seconda parte, quindi di queste parole dare la definizione, le strategie non sono del tutto consapevoli, mi sono segnata, diario di bordo direi che non direi che si possa fare un discorso sul diario di bordo, sul fatto invece di creare coesione nel gruppo, direi che questo vedete questa
la seconda parte. E quella... i gruppi, cioè i ruoli e esatto. Ah, ecco i ruoli. Allora, le penalità, c'erano anche un po' di penalità. Le penalità erano, non si doveva usare nessuno perché era capo dei ruoli. E li ho chiamati da tanto si di gioco, li ho usato dei nomi così classici, ma ho chiamato orologio, quello che deve controllare tutto, abbiamo detto che erano 40 minuti di tempo e quindi c'era qualcuno che da subito doveva tenere d'occhio l'orologio. E l'hanno designato come trascinato. Il ragazzo che deve incoraggiare, sollecitare, gratificare i compagni e dire che ce la possono fare, poi c'era la chiappa lettere che era l'unico che poteva alzarsi e venire a cantare le lettere. E devo dire che li hanno proprio rispettato in pieno, no? Questa è una classe, io ora mi riferisco in particolare alla lingua, ma anche la cibola. Questi della D che è un po' più insomma, fibrillante, in certi momenti e non si sono mossi, si sono alzati soltanto quelli che si dovevano alzare e hanno veramente anche mantenuto il rumore di quelle che sono e poi invece c'era questo che volevo tenere ancora sotto, queste sono vedete le lettere con i numeri e poi qui ci sono tutte le monetine che poi io avevo tagliato perché il discorso gara per conto mio su certi personaggi è fondamentale. Infatti, e se vogliamo vedere chi ha meno partecipato è qualcuno che comunque appare positivo, appare meno partecipe, però anche quando si mette in competizione con gli altri lo fa per imitazione degli altri e non per un vero spirito perché proprio mi spiace benissimo. Ecco, guardate questo che è di fronte, vedete ci sono due vicini e poi uno di fronte, poi vedrete nelle riprese successive che questo si sposta e si mette a fianco. Là c'è una bambina che sta andando a comprare, vedete che ci sono altre cose tornate al posto perché era comprato, lì c'è il tirocinante che aveva venuto la lettera. E sì, vogliamo magari parlare del lavoro con la poesia? Siamo stati ispirati da alcuni giochi che ci ha fatto fare la formatrice e quindi abbiamo prodotto questa attività qui che si basa principalmente, è una ricostruzione di una poesia spagnola fatta in silenzio e muovendosi nello spazio, per cui con modalità molto simili a quelle della teatralità, tant'è che era un'attività fatta nella Palestrina. E è stato interessante soprattutto poi ragionare con i ragazzi su quanto il lavorare in silenzio sia stato determinante e loro all'inizio hanno percepito questo silenzio come uno svantaggio e poi insieme abbiamo prodotto una riflessione sul perché del silenzio e devo dire che siamo arrivati con loro a delle conclusioni importanti su quanto il silenzio sia inclusivo perché ha favorito in quel contesto la partecipazione di tutti. E ora Laura vi fa vedere. Io vi spiego e Laura vi fa vedere. Allora, i ragazzi sono 22 e hanno avuto 11 di loro un verso ciascuno in spagnolo e gli altri 11 un verso in italiano. Nella primissima fase, in silenzio e muovendosi ciascuno con il proprio verso di fronte, dovevano trovare la propria traduzione. E quindi da singoli si sono poi formate delle coppie, quindi c'era il verso tradotto in italiano e hanno cominciato a muoversi in coppia. Avevano la libertà di muoversi nello spazio, questo secondo me è stato molto importante, cioè usare anche un po' il corpo e non essere seduti al banco, e un po' ci aveva ispirato questa domanda su questo.
E poi la cosa carina era, ispirandosi ai cerchi rotti, cioè uno doveva non solo guardare il proprio foglio, ma andare a guardare il materiale degli altri, quindi guardare anche la necessità degli altri, come nei cerchi rotti. Quindi si formavano le porte. Avevano già la prima strofa, la prima quartina appesa alla parete. Appesa alla parete, da qui hanno riconosciuto che era una poesia con uno schema a rima baciata. E quindi hanno capito, senza che noi dicessimo niente, cioè l'unica indicazione che hanno ricevuto era quella di guardare la quartina appesa alla parete. Queste sono i colori, sono le riflessioni che abbiamo fatto a posteriori, che era solo il bianco e nero. Quindi la coppia con i due versi in spagnolo ha dovuto trovare la coppia da baciare simbolicamente. E quindi si sono formati gruppi da quattro che hanno continuato a muoversi nello spazio, leggendo, confrontandosi. Per fare questo lavoro si sono basati sul verso spagnolo, perché il verso italiano non aveva la rima. A quel punto però i gruppi da quattro hanno dovuto formare la quartina e qui invece si sono basati sulla traduzione, quindi hanno guardato il significato guardando i versi in spagnolo e si sono formati dei gruppi da otto. Nella fase finale hanno dovuto ipotizzare l'ordine delle diverse quartine, che poi gli abbiamo dato per buono, anche se c'è stato un leggero errore nell'ordine, però insomma l'attività è finita. Sì, la cosa interessante è stato poi incollarli. Ciascuno li ha incollati alla parete esattamente come l'avevano proposto, quindi abbiamo lavorato fino alla fine in silenzio e questa è stata la cosa più interessante. Abbiamo discusso sul valore del silenzio, sulla modalità, sui comportamenti che sono serviti e i comportamenti che hanno ostacolato, e poi in confronto con la versione corretta l'abbiamo fatta 4 giorni dopo in classe, appendendo alla lavagna la loro versione e cercando di chiedere a loro se andava bene o se avremmo potuto lavorare. Quindi in realtà anche questo è interessante, cioè centrare l'attività poi solo sui comportamenti che servono e i comportamenti che non servono e rimandare magari a un secondo momento la riflessione nel merito del contenuto, che comunque loro hanno appreso, cioè loro hanno lavorato sulla traduzione e sulla caratteristica della poesia, delle linee, la struttura. L'attività che avremmo dopo noi, qual era la il riscaldamento per vedere l'attività poi sarebbe continuata sempre sulla poesia e prevedeva che ad ogni gruppo venisse dato del materiale che consisteva in una poesia in spagnolo, la vita dell'autore che aveva scritto questa poesia, il contesto, mi sembra anche qui era stata scritta questa poesia, e delle immagini. E con questi materiali avrebbero dovuto idealmente costruire una pagina di antologia. E quindi rientravano diverse abilità, perché avrebbero dovuto innanzitutto scegliere le immagini più adatte, anzi innanzitutto forse capire, sì, tradurre anche la poesia, scegliere le note, scegliere nella biografia i contenuti più importanti, perché non potevano scrivere una biografia di 2 pagine, doveva essere una breve introduzione con anche il contesto, e scegliere un'immagine rappresentativa della poesia del significato della poesia, la cosa carina secondo me è un po' il fatto che abbiamo lavorato in 3 insegnanti in una prospettiva diversa, lei col sostegno, quindi secondo me aveva più l'ottica dell'includere un po' tutti e usare anche altre competenze che sono magari quelle grafiche visive, tant'è che lei mi ha detto cerchiamo un layout uguale per tutti, anche magari formato su internet, sul computer, per cui anche chi smanetta col computer ma se lo fai scrivere impazzisce possa lavorare, un grafico bravissimo col computer sarebbe stato assolutamente incluso. E io avevo l'ottica devo insegnare italiano la poesia e lei sulla lingua spagnola, e questo secondo me ha aiutato a creare un compito complesso, insomma incrociare anche un po' le visioni di persone diverse, e ci sarebbe piaciuto farlo e vedere se era veramente un compito complesso, se veramente anche questa attività se veramente è un po' proporre non ti sei solito.
dicevo che anche questa attività si può sottoporre alla formatrice, chiedere ad esempio sul discorso del compito completo. Sì, poi devo dire che quando l'abbiamo pensata, l'abbiamo fatta dopo il corso in un certo tempo, poi un'altra cosa che ci ha secondo me un po' cambiato la prospettiva sono i tempi, nel senso che i tempi sono serratissimi. Mentre quando abbiamo fatto il lavoro del gruppo in precedenza, i tempi erano dilatati, nessuno aveva bisogno ancora di una lezione per finire, abbiamo progettato con dei tempi molto stretti, come gli proponeva lei. Infatti sarebbe bello provare, che poi è stato come il lavoro sull'innovazione industriale, cioè la novità quest'anno del lavoro di gruppo, secondo me una delle novità è stato i tempi serratissimi, perché tutti i gruppi si davano da fare, tanto materiale e poco tempo. Quindi forse anche questa sulla poesia andrebbe un po' arricchita rispetto ai materiali. Sì, perché la cosa interessante è stato vedere che il lavoro propedeutico comunque ha avuto poi delle ricadute su alcune attività successive, perché quelli che erano stati più ostili a lavorare in silenzio, che lo consideravano un peso, poi intanto nel gioco successivo dei cerchi rotti hanno capito invece la forza che avevano da fare con la vita in silenzio, e poi sono gli stessi che nel lavoro sulla rivoluzione industriale hanno aiutato quelli che erano proprio in difficoltà, perché avevamo ragionato un po' insieme sul silenzio come modalità inclusiva. E poi interessante di questa ricostruzione è stato proprio il lavoro di metacognizione e la riflessione sulle strategie utilizzate, perché quando poi hanno dovuto sistemare le quartine nella versione definitiva, comunque è stata una discussione molto ricca, molto discussa, molto partecipata, ed erano diverse le modalità con cui loro arrivavano alla conclusione che questa doveva precedere l'altra, oppure insomma alcuni utilizzavano la rima, alcuni la trovavano significato, alcuni sono riusciti a metterli insieme, però era sicuramente qualcosa che poi anche nel lavoro successivo sulla rivoluzione industriale, completamente scollegato, li ha abituati un po' di più a dover pianificare, progettare, insomma ci è sembrato un po' riscaldamento effettivo che poi si può perché la cosa, cioè questi segni che vedete evidenziati in colore di fatto sono le strategie che hanno proposto i ragazzi. Cioè ciascuno diceva, se noi abbiamo guardato la rima maciata, noi abbiamo guardato il significato, noi abbiamo guardato i collettivi, e effettivamente abbiamo scoperto che ciascuno aveva usato delle strategie, quindi l'idea che avere una strategia nel momento in cui lavoro serve nella rivoluzione industriale, quando passavano a chiedere, ma avete programmato, avete una strategia, allora effettivamente avevano un po' più questa propensione organizzata. Sapevano di doverla avere, poi funzionava. Esatto, però se noi con Daniela abbiamo lavorato tutto l'anno in questa modalità, nel senso i team lavoravano su delle tematiche e trovavano come sempre delle procedure e poi insieme ogni isola diceva anche con Dana che abbiamo fatto. Diceva quello che aveva trovato, sperimentato, e quindi diceva come classe, e comunque sicuramente questo abbiamo riscontrato che è stato un motivo di maggiore interesse, un po' perché c'era un po' di competizione tra le isole, esatto, positiva, e un po' perché poi comunque effettivamente si sentono protagonisti nel lavoro, e avevano sempre ruoli che ci siamo sì, ruoli, e anzi c'era anche un po' di litigio tra chi volesse fare una cosa piuttosto che un'altra, e la sincerità non era molto amico. Al segretario. No, sì, che cosa tutto, numero 3. No, sì, che il segretario non era un ruolo molto amico. Sì, però comunque abbiamo visto che serve anche perché così ci si riesce a rendere conto degli sconcetti che magari noi diamo per scontati, e invece effettivamente ci si rende sempre conto che per
quanto uno può essere preciso, c'è sempre qualcosa che sfugge, qualche indicazione che può essere fraintesa. Ed emerge proprio da questo lavoro che i ragazzi fanno. Mi sembra che, e mi pare che lo dicesse anche la stessa formatrice, la finalità principale di un lavoro come questo non sia tanto il momento della valutazione quanto proprio l'aspetto dell'apprendimento, non peraltro si chiama cooperative learning, cioè proprio la modalità, il percorso che i ragazzi fanno per apprendere in maniera cooperativa e in autonomia. Quindi poi forse, tant'è vero che anche lei suggeriva che la verifica vera e propria quando c'è la difficoltà nella valutazione è quella poi di fare una verifica individuale successivamente, però credo proprio che il vero valore aggiunto del cooperative learning sia proprio quello dell'imparare, non tanto quello di dimostrare di sapere, perché è un modo proprio per imparare, credo che su quello noi dovremmo insistere di più. Proprio usarlo come sistema per apprendere. E vi ha fatto sentire dei quattro pezzetti, brani brevi di musica a gruppi e ha fatto in tre parti. La prima parte dovevamo trovare delle parole chiave che univano questi branetti, la seconda rispondere a delle domande ma semplicissime relative alla parte musicale, ma proprio semplici nelle prime. E la terza, inventare un piccolo racconto sottolineandolo con, anche non in ordine, questi quattro brani. È venuto fuori un problema che mi pare che fosse stato detto un po' stamattina. Cioè se, appunto, se la valutazione non si fa come dice la Paola Conte, va benissimo. Se invece deve essere anche valutato il diverso peso, cioè ci sono alcuni che hanno fatto un prodotto veramente... Tutti i tre step, no? Infimo, perché ci avevano rompiscatole tutto il tempo, ma poveretti, allora voglio dire, allora mi sembra giustissimo non valutare, perché magari hanno due impegnati e il terzo era, e viceversa. No, io personalmente avevo fatto tanto, quello che avevamo fatto l'anno scorso e che anche la formatrice ci sembrava aver detto che andava bene, cioè la valutazione del lavoro di gruppo è vedere un po' la media, in qualche modo, cioè non è la media matematica, ma media, il modo della cooperazione, la qualità della cooperazione e il lavoro di lavoro. E poi, avendo valutato la competenza, come diceva ricordando Simone, cioè era una cosa molto complessa, quindi la valutazione finale di tutto veniva fuori da questi aspetti diversi, dai loro lavori nei tre diversi momenti, dai loro lavori in cooperazione, dalla verifica individuale, quindi diciamo c'erano tanti aspetti diversi da tenere insieme. Con le persone non sappiamo bene cosa fare, anche perché sempre stando alla formatrice, noi docenti dovremmo cercare di intervenire il meno possibile, perché sennò dovrebbero cavare da solo, perché sennò sta di forza al gruppo. Però certo, in certi casi no, vabbè, io sono stato in due classi dove la prima A e la prima C, dove la prima A appunto è la situazione questa dall'inizio, la prima C si è creata dopo e effettivamente c'è stato un momento dove c'era più caos nella disposizione non a isole rispetto a quella a isole. Poi adesso che stiamo lavorando a isole io mi trovo meglio. La terza, abbiamo fatto tre attività di cooperative learning nelle due classi, prima A e prima B, e le prime due erano quelle che mi arrivavano in eredità da Paolo e Laura e le ho fatte paro paro come mi avevano suggerito loro. La terza, visto il corso che abbiamo fatto di formazione, ho cercato di, non lo so, io credo di avere in qualche modo unito Johnson & Johnson e la complex in qualche modo. Amore mio, cioè io poi... Molto più creativo. E quindi questa qui è la tabella che avevamo preparato su loro indicazione con i vari ruoli e i compiti assegnati al quale ho aggiunto l'orologio, perché con la complex instruction mi sembrava che... Vabbè, l'orologio è più utile inserire questo ruolo. Questa è la tabella di osservazione
che ho usato anche questa identica a quella che mi hanno passato le prime dell'anno scorso, e che ho usato per la valutazione, per cui ad ogni voce corrispondeva una percentuale da 1 a 10 e alla fine veniva fuori una percentuale in centesimi. E il risultato di ogni gruppo, della persona di ogni gruppo, è andata a fare media con la prova individuale del test espositivo che ho fatto poi la settimana successiva. E questa era la proposta di attività, la consegna era leggermente complicata rispetto alla consegna a cui erano stati abituati nelle altre attività, per cui ogni gruppo aveva due testi da leggere. Uno dei due test era un test espositivo, perché questa era una, diciamo, un'attività sul test espositivo che abbiamo fatto in classe anche con la collega Tirocinante, che aveva proposto un'attività già, aveva proposto un paio di lezioni sul test espositivo, per cui loro avevano un background di conoscenze. Quindi avevano due testi, ora dopo ve li faccio vedere, tra i quali scegliere quello espositivo. Poi dovevano scrivere su un foglio a parte quali erano le informazioni essenziali che avevano dedotto dal testo espositivo. Ogni testo espositivo aveva un suo contenuto, un suo argomento. Ricavare sulle basi del testo individuato le caratteristiche generali del testo espositivo, e dovevano qui produrre una mappa concettuale, uno schema o un nuovo test espositivo che definisse il test espositivo. E come quarta consegna dovevano produrre loro stessi una definizione scritta di testo espositivo di almeno 3 righe. Qui c'erano altre consegne, e la cosa diversa rispetto alle attività precedenti era che ogni componente del gruppo, ogni gruppo era formato da 3 o 4 persone, doveva esporre alla classe una parte di attività. Vabbè, qui sono i ruoli, qui c'è la tabella dell'osservatore, diciamo l'osservatore doveva compilare la scheda di osservazione all'interno del suo gruppo, e qui ci sono i diversi testi, alcuni erano testi narrativi. Ogni gruppo, questo qui era un testo narrativo e questo invece era un testo espositivo. Qui c'era un testo, questo era espositivo e questo invece era un testo regolativo. Insomma, loro dovevano scegliere quale tra i due testi proposti fosse un testo espositivo. La cosa che avevano una mezz'oretta. Sì. Avevano una mezz'ora, abbiamo risolto le consegne in 10 minuti e poi la 35 minuti, mi sembra che sia dato il tempo. E la cosa che, il risultato che è uscito fuori è che in prima B hanno tutti completato la consegna, cioè tutti i gruppi hanno riferito alla classe, avevano tutti fatto il loro schema, la loro mappa concettuale, la loro definizione. In prima A, che pensavo fossero più avvezzi all'attività di gruppo, invece un paio di gruppi non hanno portato a termine la consegna. E devo dire che il lavoro, poi la verifica individuale sul test espositivo, che era la produzione di un test espositivo sul laboratorio espressivo Il Mito, in prima B hanno i ragazzi, diciamo mediamente il livello della verifica era buono, con anche un test espositivo strutturato in maniera corretta. In prima A invece gli esiti sono stati inferiori.